precisarvi che purtroppo la compagnia transoceanica si dice che non si era potuta venire perché essendo transoceanica si è ben imbarcata per un viaggio verso l'Australia, per cui ho fatto venire noi che siamo compagnia gemella, ci chiamiamo a compagnia del Caratello, avremo modo di conoscerci nel corso della serata. Ho tre dediche dell'albo da fare prima di iniziare questo spettacolo, vi assicuro che saranno l'albo. La prima la voglio fare una persona che non nominerò perché non vuole essere nominata, che non ringrazierò perché non vuole essere ringraziata, al massimo che posso dirgli stavo per ringraziarla, ma non arriviamo mai a dunque con questa persona, ma una persona che ci onora veramente con la sua presenza questa sera, perché è il vero ispiratore di tutte le matitae della compagnia del Caratello. Si può ora conoscerlo dopo, privatamente e silenziosamente, dopo lo spettacolo. Seconda dedica. Dedichiamo questo spettacolo espressamente ai nostri progenitori che hanno avuto il coraggio di prendere valigia e passaporto e grazie al loro duro lavoro hanno consentito a diverse generazioni, tra cui la mia, di vivere in questo mondo di abbondanza che non sappiamo ancora quanto potrà durare. Terza dedica, e poi mi rivolgo direttamente a tutti voi, a tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di vivere una giovinezza in cui il cantare insieme era quasi un'abitudine quotidiana, persone che ancora oggi ogni tanto avrebbero voglia di farsi una bella cantata in compagnia. Allora a tutti questi io dico questo: noi non siamo venuti qua con l'idea di fare uno spettacolo per voi, siamo venuti con l'idea di fare uno spettacolo con voi. Abbiamo inserito nella nostra narrazione diversi canti strapopolari e la nostra più grande gioia, vi assicuro, sarà sentire che anche voi li cantate con noi. Quindi detto questo, così da coraio, piatto il